Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato. Oggi si parla di omosessualità animale, perché uno di voi mi ha chiesto: ma esistono dei rapporti omosessuali tra gli animali? E se sì, come funziona il tutto? Allora partiamo dall'inizio. Quella che vi citerò oggi è una ricerca scientifica di 15 anni che è stata portata avanti per oltre 15 anni e che ha visto protagoniste circa 1500 specie animali. Di queste 1500 specie animali si riproducono con atto sessuale fisico, quindi sapete insomma tutti a cosa mi sto riferendo. Non stiamo parlando ovviamente dei ricci di mare o degli afidi, stiamo parlando di animali come possono essere delfini, pinguini, scimmie, eccetera eccetera eccetera. Questo studio ha visto che l'8% di questi animali, queste specie studiate, era omosessuale e nessuno si faceva problemi, cioè era assolutamente una cosa accettata poi dal gruppo se questi esseri animali vivevano in gruppo, e nessuno si faceva problemi, anzi c'erano dei gruppi diciamo di animali omosessuali che avevano comportamenti genitoriali. Significa che due pinguini ad esempio della stessa specie potevano adottare un pinguino appena nato, magari rimasto orfano, senza nessun problema, nessuna ripercussione sull'intera comunità. Questo studio ha portato alla luce quindi tutto un nuovo mondo e ovviamente ha spezzato quelle che potevano essere i vincoli bigotti delle persone che pensavano che non esistesse in natura una cosa simile. C'è però un comportamento che va osservato in diverse specie animali, soprattutto nelle scimmie e nei macachi in genere, che vedeva questo comportamento sessuale, cioè omosessuale, nei confronti di animali della stessa specie come un atto di sottomissione, nel senso che la scimmia, diciamo, più forte nel gruppo poteva in qualche modo avere un atto sessuale con i maschi della stessa specie per sottometterli al suo potere, nel senso che lui era il capogruppo e mostrava la sua forza in questo modo. Quindi l'omosessualità non solo è vista come una cosa normale, ma è accettata dal gruppo come modo per far vedere la propria forza sugli altri esseri viventi. Quindi ragazzi, mi raccomando, condividete questo video a tutti coloro che pensano che in natura non esista l'omosessualità ma sia una cosa totalmente sbagliata. Mi raccomando, non incendiamo i commenti con polemiche assurde, è uno studio scientifico e va rispettato come tale, potete fare le ricerche che volete, lo vedrete che non sto dicendo stupidaggini. Come al solito vi lascio con il motto del sito, che è: ricordatevi, se vi sembra giusto probabilmente è tutto sbagliato, e fatemi avere altre domande perché mi interessa rispondervi.